qua sotto Natale c'è una fila che arriva fino all'altra, all'altro marciapiede. Chiedono i torroni, i panettoni e prodotti, specialmente il prosciutto di Parma, il parmigiano reggiano, altri formaggi tipici che noi abbiamo. L'antipasto e il dolce per il periodo natalizio qua si trova sempre. Americani che fanno il Natale all'italiana, ce ne sono? Abbastanza, yeah, ne vedo abbastanza qui, che vengono a comprare giusto per Natale. Fettuccine o pappardelle, molto i ravioli. Ravioli con ricotta, o il tortellino al brodo col pollo, è una specialità, no, è una cosa favolosa. Che atmosfera c'è qui sotto Natale? Ma è una festa. La gente anche qua molte volte fanno fila. Si vede che si vogliono bene, si vede che lo spirito è natalizio. Si mantengono ancora le tradizioni? Molto. Forse più dell'Italia. Questa è la quarta edizione del concerto di Natale, organizzato dal Consolato insieme con il FIC e il Boston Conservatory, ed è effettivamente un evento molto sentito dalla comunità. Diciamo che si inizia con quello che sono temi forse meno classici, certo non natalizi, per poi un crescendo finire con le canzoni nostre più tradizionali di Natale. Credo che questo sia un formato che piace molto. Senta, canzoni religiose senza problemi? Canzoni religiose senza problemi, credo che non dobbiamo avere paura poi di esprimere quello che è il nostro modo di essere, il nostro sentire, la nostra religione anche. Questo è il luogo giusto per farlo, ha una chiesa bellissima, la chiesa del Sacro Cuore nel North End, il North End è il quartiere italo-americano e come vede anche quest'anno la chiesa è stata piena e questo ci fa molto piacere. Il semplice fatto che la chiesa si riempie e ciò avviene solo a Natale praticamente, dice che questa è una festa importante per la nostra religione ma anche per la nostra cultura italiana. Qui è una nazione multiculturale, multireligiosa, quindi in qualche maniera si rispetta questa molteplicità. Da noi sta succedendo qualcosa di nuovo, anche noi stiamo importando un sacco di gente, ma io credo che noi dovremmo conservare le nostre identità culturali.